Allora, sono qua con la ruota dentata e a questo punto io direi una cosa. Qui ci va comunque il diametro di testa, al di là che io posso qui, io nasconderei questa, ok, vado a nasconderla, poi qui io andrei a mettere linea di mezzeria sul dente, tanto a indicare in modo approssimato, di solito si fa così, il diametro primitivo, e poi si metterà nella tabella che ho visto che c'è, e vado a qua, vediamo di nascondere questo in modo così. Però io qui vorrei degli smussi anche qui, di solito cosiddetto chamfering, la smussatura si fa, è proprio un'operazione della dentatura. Dunque, uno smusso lo farei, qua va bene, però non sono stati quotati perché gli smussi c'è scritto 02. O si cambia questo, ok, questo qui no, non corrisponde a questo, perché se io vado a vedere qui oggettivamente è 1 e dunque non è 02. Ok, questo l'ho messo io, ok, perché va qui. Sì, perfetto. E dunque il diametro di testa io lo metterei e di solito gli diamo qui, se non è giusto, adesso vediamo cos'era qui il diametro di testa, 115, ecco, imbroglio un po', semplicemente nessuno, metto 115, metto il simbolo del diametro. E metto, come si dice, tolleranza, mettiamo ottimizzato e mettiamo questo maschio e mettiamo, non so, mettiamo H8, ok, di solito. Ok, mettiamo così, ecco. Con gli H8, va bene. E 115, ecco, l'ultima cosa è il simbolo di rugosità. Vecchio, va messo quello nuovo. Io mi aspetterei almeno qua un simbolo di rugosità specifica, e dunque tra parentesi bisogna mettere anche quella specifica. Almeno qui di 1,6, diciamo, differenziamo, rendiamo il fianco del dente un pochino meglio di tutte le altre lavorazioni. Vabbè, l'idea era questa qua. E ci vediamo alla prossima, arrivederci.